Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Melemib Genetic SPA, ultimo aggiornamento, 18 maggio 2022. Cos'è Melemib? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Melemib durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Melemib? Melemib è un farmaco a base del principio attivo atorvastatina sale di calcio, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA reduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Genetic SPA. Melemib può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Melemib 10 mg 30 compresse rivestite con film, Melemib 20 mg 30 compresse rivestite con film, Melemib 40 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Genetic SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: atorvastatina sale di calcio, gruppo terapeutico: ipolipemizzanti statine, forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: ipercolesterolemia. Melemib è indicata in aggiunta alla dieta per ridurre i livelli elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL, apolipoproteina B e trigliceridi in adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore ai 10 anni con ipercolesterolemia primaria, inclusa l'ipercolesterolemia familiare, variante eterozigote o l'iperlipidemia combinata, mista corrispondente ai tipi IA e IB secondo Fredrickson, quando la risposta alla dieta o ad altre misure farmacologiche è inadeguata. Melemib è anche indicata per ridurre il colesterolo totale e il colesterolo LDL in pazienti con ipercolesterolemia familiare o omozigote in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, esempio LDL feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare. Prevenzione di eventi cardiovascolari in pazienti adulti che si stima siano ad alto rischio per un primo evento cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio. Posologia. Posologia: il paziente deve essere posto a dieta standard ipolipidica prima di ricevere Melemib e deve continuare la dieta durante il trattamento con Melemib. Le dosi devono essere determinate individualmente tenendo conto dei livelli basali di colesterolo LDL, dell'obiettivo della terapia e della risposta del paziente. La dose abituale iniziale è 10 mg una volta al giorno. Aggiustamenti della dose devono essere fatti ad intervalli di 4 settimane o più. La dose massima è 80 mg una volta al giorno. Ipercolesterolemia primaria e iperlipemia combinata, mista. La maggior parte dei pazienti ottiene il controllo con 10 mg di Melemib una volta al giorno. Entro 2 settimane si osserva una risposta terapeutica e la risposta terapeutica massima è raggiunta solitamente entro 4 settimane. La risposta si mantiene durante la terapia cronica. Ipercolesterolemia familiare eterozigote: i pazienti devono iniziare con 10 mg di Melemib al giorno. La posologia deve essere personalizzata e aggiustata ogni 4 settimane fino a 40 mg al giorno. Successivamente, la dose può essere aumentata fino a un massimo di 80 mg al giorno, oppure può essere somministrato associato un sequestrante degli acidi biliari insieme a 40 mg di atorvastatina una volta al giorno. Ipercolesterolemia familiare o omozigote: sono disponibili solamente dati limitati, vedere paragrafo 5.1. La dose di atorvastatina per pazienti con ipercolesterolemia familiare o omozigote è da 10-80 mg/die, vedere paragrafo 5.1. In questi pazienti l'atorvastatina deve essere utilizzata in aggiunta ad altri trattamenti ipolipemizzanti, per esempio LDL feresi, o se tali trattamenti non sono disponibili. Prevenzione della malattia cardiovascolare: negli studi di prevenzione primaria è stata impiegata la dose di 10 mg/die. Per ottenere i livelli di colesterolo, LDL, previsti dalle attuali linee guida, possono essere necessarie dosi più elevate. Pazienti con insufficienza renale non è richiesto alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 4.4. Pazienti con insufficienza epatica: Melemib deve essere utilizzata con cautela in pazienti con insufficienza epatica, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Melemib è controindicata in pazienti con malattia epatica in fase attiva, vedere paragrafo 4, 3.
uso negli anziani, l'efficacia e la sicurezza nei pazienti di oltre 70 anni trattati con le dosi raccomandate sono simili a quelle degli adulti osservate nella popolazione generale. Uso pediatrico ipercolesterolemia. L'uso in pediatria deve essere riservato agli specialisti con esperienza nel trattamento dell'iperlipemia pediatrica e i pazienti devono essere esaminati regolarmente per valutarne i progressi. Nei pazienti di età pari o superiore ai 10 anni, la dose iniziale raccomandata di atorvastatina è 10 mg al giorno, con titolazione fino a 20 mg al giorno. La titolazione deve essere condotta secondo la risposta individuale e la tollerabilità dei pazienti pediatrici. Le informazioni sulla sicurezza nei pazienti pediatrici trattati con dosi al di sopra dei 20 mg, corrispondenti a circa 0,5 mg/kg, è limitata. L'esperienza nei bambini tra i 6 e i 10 anni di età è limitata, vedere paragrafo 5.1. Atorvastatina non è indicata nel trattamento di pazienti al di sotto dei 10 anni di età. Per questa popolazione di pazienti possono essere più appropriate altre forme farmaceutiche barra dosaggi. Metodo di somministrazione: Melemib deve essere somministrata per via orale. Ciascuna dose giornaliera di atorvastatina viene somministrata tutta in una volta e può essere somministrata a qualunque ora del giorno con o senza cibo. Controindicazione: Melemib è controindicata in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti di questo medicinale, con malattia epatica in fase attiva con inspiegabili persistenti aumenti dei livelli delle transaminasi, oltre 3 volte il limite normale superiore, donne in gravidanza e allattamento e nelle donne in età fertile che non usano misure contraccettive adeguate, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: effetti sul fegato. Devono essere effettuate prove di funzionalità epatica prima dell'inizio del trattamento e periodicamente in tempi successivi. I pazienti che presentano segni o sintomi indicativi di danno epatico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di medicinali somministrati in concomitanza sulla atorvastatina. La atorvastatina è metabolizzata dal citocromo P450-3A4, CYP3A4, ed è un substrato alle proteine di trasporto, ad esempio il trasportatore di captazione epatica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Melemib insieme ad altri farmaci come acido fusidico Teva, Alozof, Aviflucox, Canacid, Clamodin, Claritrol, Claritromicina Accord, Claritromicina Almus, Claritromicina Tan, Claritromicina Alter, Claritromicina Doc generici, Claritromicina EG, compressa rivestita, Claritromicina EG Stada, Claritromicina HCS, Claritromicina Exal, Claritromicina ICMA, Claritromicina Milan Generics, Claritromicina Pensa, Claritromicina Sandoz, Claritromicina Sandoz GmbH, granulato, Claritromicina San, granulato, Claritromicina San Pharma, compressa rivestita, Claritromicina Teva, Claritromicina Zentiva, Clarmac, Crinozol, Dermomicin Cort, Diflucan, capsula, Diflucan, polvere, Diflucan, soluzione, uso interno, Dizolo, Elazor, Eritromicina IDI, crema, soluzione, Eritromicina IDI, gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarma, Fluconazolo ABC, Fluconazolo Accord, Fluconazolo Almus, Fluconazolo Aurobindo, Fluconazolo B. Brown, Fluconazolo Bioindustrial IM, Fluconazolo DOC generici, Fluconazolo EG, Fluconazolo Galenica Senese, Fluconazolo Exal, Fluconazolo ICMA, Fluconazolo CABI, Fluconazolo Milan, Fluconazolo Pensa, Fluconazolo Ratiofarm, Fluconazolo Sandoz, Fluconazolo San, Fluconazolo Zentiva, Flucostinol, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fungus, Fusapiel Beta, Fusicutan Beta, Genfibrozil DOC generici, Genfibrozil EG, Geniflux, Genlip, Itraconazolo DOC generici, Itraconazolo EG, Itraconazolo Milan Generics, Itraconazolo Sandoz, Itraconazolo Teva, Itragerm, Ketoconazole HRA, Ketonova, Clacid, compressa rivestita, granulato, Clacid, granulato, Clacid, polvere, Clacid RM, Clider, Clurenis, Cruclar, Lauromicina, Lefunsol, Lupid, Lucandiol, Macladin, compressa rivestita, Macladin, compressa rivestita, granulato, Macladin, granulato, Macladin, polvere, Maviret, Miconix, Mukes, Nervaxon, Nixodue, Nixoral, crema, Nixoral, shampoo, Noxafil, compressa gastroresistente, Noxafil, sospensione, Posaconazolo Accord, Posaconazolo Acl, Posaconazolo
posaconazolo EG, posaconazolo EG Stada, posaconazolo Fresenius Scabi, posaconazolo Milan Pharma, posaconazolo Milan, posaconazolo Sandoz, posaconazolo Teva, posaconazolo Zentiva, Reflux, Soriclar, Spendor, Sporanox, Capsula, Sporanox, Soluzione, Tedim, Trazer, Triasporin, Capsula, Triasporin, Soluzione, Trimicos, Viclam, Compressa rivestita, Viclam, Compressa rivestita, Granulato, Viclam, Granulato, Viclam, Polvere, Fend, Compressa rivestita, Compresse rivestite, Fend, Polvere, Boriconazolo Adcord, Boriconazolo Aristo, Boriconazolo Aurobindo, Boriconazolo DRRDIS, Boriconazolo Ibiscus, Boriconazolo Milan, Boriconazolo Sandoz GmbH, Boriconazolo Sandoz, Boriconazolo Teva, Vinc, Vinclar, Zamizol, Zerfun, Zinerit, Zoloder, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Melemib durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Melemib durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Melemib è controindicata in gravidanza, vedere paragrafo 4.3. La sicurezza nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. Non sono stati condotti studi clinici controllati con atorvastatina su donne, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Melemib altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati nel database degli studi clinici controllati con placebo su 16.066 pazienti, 8.755 atorvastatina vostro, 7.311 placebo, trattati per il periodo medio di 53 settimane, 5,2% dei pazienti con atorvastatina hanno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio, non è disponibile un trattamento specifico per il sovradosaggio di atorvastatina. In caso di sovradosaggio, effettuare un trattamento sintomatico e istituire misure di supporto secondo necessità. Si devono eseguire test di funzionalità epatica e devono essere monitorati i livelli sierici di CPK. A causa dell'elevato legame dell'atorvastatina con le proteine plasmatiche, non è previsto che l'emodialisi aumenti significativamente la clearance dell'atorvastatina. Segnalazione delle reazioni avverse sospette. La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l'autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Agenti che modificano i lipidi, inibitori della HMG-CoA riduttasi, codice ATC, C10A05. La atorvastatina è un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione, proprietà farmacocinetiche assorbimento. La atorvastatina è assorbita rapidamente dopo somministrazione orale. Le massime concentrazioni plasmatiche, Cmax, si raggiungono entro 1-2 ore. L'entità dell'assorbimento è proporzionale alla dose di atorvastatina. Dopo somministrazione orale, la, dati preclinici di sicurezza, la atorvastatina è stata negativa per il potenziale mutageno e clastogenico in una batteria di 4 test in vitro in un saggio in vivo. La atorvastatina non è risultata cancerogena nel elenco degli eccipienti nucleo della compressa. Mannitolocellulosa microcristallina crospovidone sodio carbonato anidropovidone metionino magnesio stearato. Film di rivestimento. Ipromellosa 6CP titanio diossido e 171, macrogol 6000 talco. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Melemib a base di atorvastatina sale di calcio sono Arcas, Atoris, compressa rivestita, atorvastatina ABC, compresse rivestite, atorvastatina Accord, atorvastatina Almus Pharma, atorvastatina Alter, atorvastatina Aristo Pharma, atorvastatina Aurobindo, atorvastatina Doc, atorvastatina Docgen, atorvastatina EG, atorvastatina GIT, compresse rivestite, atorvastatina Corca, atorvastatina Milan Generics Italia, atorvastatina Misura, atorvastatina Pensa, atorvastatina Sandoz GmbH, atorvastatina San, atorvastatina Tecnica Gen, atorvastatina Teva Italia, atorvastatina Viatris, atorvastatina Zentiva, Colester, Omegastatin, Sopavi, Taxat, Torvacol, Torvast, compressa, compressa rivestita, Totalip, compressa, Tovanira, Vastat, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.